tra l'altro, poi striscia la notizia, l'ho vista una sola volta in vita mia, e cioè? E quella volta lì ero a letto. Sì. E dopo pochi minuti la Smith & Wesson è uscita da sotto al cuscino, Massimo, ha iniziato a fare fuoco da sola verso la TV. Sì, ma non è possibile. Ma sì, non... dico che è così. Ma non è possibile. Si è fermata fin quando non si è scaricato tutto il tamburo contro il televisore. E a quel punto è entrata mia moglie, che aveva sentito tutto, e da paracula qual è aveva contato i colpi. Addirittura. Per cui, approfittando della pistola scarica, mi ha chiesto le coccole a tradimento. Ma smetta, ho passato una notte di inferno. Ma sì, ma non sia sempre così estremo, la no, prego. Estremo ma... di cosa? Hai striscia la notizia che in 30 anni ha estremamente rotto i coglioni. Beppe, è un'idea sua questa, una sua condanna opinione. A 30 anni di striscia e di Ezio Greggio non li meritava neanche Totorina, figuriamoci deve... cittadini per bene. Guarda, allora, per favore, lasciamo stare Greggio, torniamo al libro, al suo libro. Ma infatti che... io, Greggio, non lo penso proprio. Ecco, bravo, via. L'ultima volta che per strada ho visto un cartellone con un film di Ezio Greggio, mi sono sparato volontariamente il peperoncino negli occhi per non guardarlo. Va bene, allora diciamo che Greggio non le piace. Possiamo andare oltre? Se hai capito che non mi piace. E certo, beh. Mi sarò espresso male. No, beh, insomma, ha detto che... Ma no, perché io il regista Greggio lo apprezzo moltissimo. Certo, ha fatto molti film. Ma sì, se va a vedere i suoi film, ci fosse almeno uno spettatore, sono sicuro che qualche cosa di buono lo troverebbe certamente. Vabbè, non tipo polemizzo. Il maglione, il maniglione antipanico per scappare. Sì. Appena subito dopo i titoli di testa. Sì, ma direttore, il pubblico apprezza Greggio però, quindi... Ma questa... sì, lo so. Appunto, quindi... Certo, perché chi va a vedere un film di Greggio poi può far valere il biglietto in tribunale come prova di semi-infermità mentale. Basta, l'abbiamo capito. Non... È un'attenuante riconosciuta dalla giustizia in caso di gesti insani. Ma non è... No, no, ma io il cinema di Greggio lo annovero tra quelli che hanno segnato un'epoca. Certo, perché per la comicità il cinema di Greggio è stato quello che è stata la viaria per i polli. Ma la vuole smettere? Ma io Greggio lo considero un punto di riferimento. Sì, però... Si figuri che sto pensando di levare da sotto il cuscino la Smith & Wesson e metterci un DVD di Ezio Greggio. Ma va bene, abbiamo capito. In giardino faccio installare tutti gli schermi collegati a un lettore, in modo che se mi entra in casa un immigrato proietto in HD quel capolavoro che è Il silenzio dei prosciutti. Ma che è un film di Ezio Greggio. E non solo respinge il Neger che mi entrato in villa, ma pure tutti quelli che stanno decidendo di partire dalla Libia. Addirittura, va bene. Ma Greggio è un maestro, basta, è come Hitchcock, però. È un maestro.